Ovidio Flaiano e D'Annunzio da una parte, dall'altra il grande attore Michele Placido, lo splendido e polo umanistico Ovidio e il caloroso pubblico che ha affollato il Teatro Caniglia. Strepitoso successo per la lettura Ovidi, che ieri ha visto protagonista uno straordinario Michele Placido, che ha coniugato sul palco del Teatro Comunale eleganza, temperamento, serietà e comicità, incassando i lunghi applausi del pubblico. 2 ore e mezza di elevata cultura che ha visto i giovani liceali leggere il latino e versi ovidiani e Placido interagire con loro con una puntuale e precisa traduzione. Di fronte al sommo poeta, Placido si toglie il cappello e in un'intervista rilasciata a Onda DG annuncia di dedicare alla figura di Ovidio uno spettacolo ad hoc da portare in giro per l'Italia. Potrei farne uno spettacolo, non dico un cavallo di battaglia per il futuro, però da ripetere in varie altre occasioni. Insomma, l'ho riscoperto anch'io, è per questo che ringrazio, come dicevo prima, chi ha voluto questa serata. Ha esordito così l'attore, congratulandosi con il dirigente scolastico del Polo Ovidio, Caterina Fantauzzi, e con gli studenti. Si cimentano intanto in latino sui versi e poi nella poesia. È una cosa rara al giorno d'oggi nel nostro paese che si chiama Italia. Ad accompagnare Placido sul palco Pasquale Di Gianantonio, ex studente Lorenzo Scalzitti e Cecilia Pizzoferrato, unitamente alle docenti Gabriella Carugno e Sabrina Cardone, che ha accompagnato la splendida voce di Chiara Tarquini. Oh, Utinam. Fieri subito mea munera possem. La mia donna, io infelice, invidio i miei stessi doni. Ah, potessi trasformarmi in quell'anello, nei miei regali. Allora, se desiderassi accarezzare il seno della mia donna. Le musiche originali del Resira sono state firmate da Davide Cavuti, eseguite da Franco Finucci alla chitarra e dallo stesso autore alla fisarmonica. Durante la serata è stato proiettato anche il documentario Ovidio tra Sulmona e Tomi del liceale Alberto Angelone. Presenti fra gli altri il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini, il presidente della provincia dell'Aquila Antonio De Crescentis e il presidente del comitato scientifico del certamen Ovidianum Sulmonense Domenico Silvestri. La preside Fantauzzi al settimo cielo per la numerosa partecipazione del pubblico a dare appuntamento a tutti al prossimo incontro della lettura Ovidi in programma il 20 marzo. L'obiettivo è quello di comprare una lavagna interattiva multimediale per una scuola del cratere sismico. E dopo aver rimandato ben 2 volte la lettura Ovidi, abbiamo voluto attivare questa iniziativa e devo dire con grande successo.